posso spiegare. No, è che devo far uscire la teoria domenica, no? Quindi mi devo preparare. Devo sapere la verità. La verità. L'unica vera verità. Sto trollando, ok? Sto trollando. È un meme. Benvenuti in questo secondo, attesissimo, richiesto, ambito episodio del Baretto, dove trollo, non sto copiando Seidonia, basta. No, comunque, ridendo e scherzando, è un botto di tempo che non mi dite che copio Seidonia. Cioè, avete la febbre? Alla fine sta cosa è più un meme che altro. E a proposito di meme, oggi con noi abbiamo Bailey's, che mi fa cagare. È arrivata la mia ragazza a casa e oltre a portare una quantità di capelli che voi fortunatamente non vedete perché sono lì, mi ha costretto a prendere pure sta roba, che mi fa schifo. E come cibo abbiamo Choco Stick, praticamente il Togo del Togo. Comunque io vi inizio a spammare la mia teoria. Mi raccomando, domenica ci vediamo con un bellissimo appuntamento. E soprattutto questa sera vi invito a passare da Twitch perché streameremo. Che cosa? Non lo so, ma streameremo, siamo quasi ai 400 follower, quindi stavo distruggendo, dobbiamo raggiungerli. Ora, oltre a lasciare un mi piace, che è d'obbligo, visto che lo scorso baretto è andato molto bene, ovviamente questo è il primo baretto dopo il grande evento che ha caratterizzato tutto quanto. Non dire collegio 4, non dire il collegio 4. Oddio, magari dirlo, sono comunque parole chiare. Visore. Un sacco di soldi. Pokémon Spada e Scudo. Ora in questo baretto non vi... Ma ho distrutto la Madonna! Ora in questo baretto non vi parlerò più che altro dei giochi perché ho una recensione in ballo che sto scrivendo e sto pensando, ma commenterò piuttosto le reazioni della community a Pokémon Spada e Scudo. Tanto non lo faccio mai, vero? Che fallito. E quest'oggi volevo andare a leggere in particolare una recensione che mi ha fatto triggerare. Ma prima di bere, incredibilmente oggi ho da fare i complimenti a qualcuno. Ho fatto un post qualche giorno fa in cui vi chiedevo delle recensioni negative su Pokémon Spada e Scudo. E vi ho chiesto, fatele sensate, vi prego, non mi dite che la grafica è una merda e quindi il gioco è una merda. Cioè, esplicitate i vostri pareri con delle argomentazioni. E l'avete fatto. Per voi, stronzi. Allora, vi faccio la recensione del prodotto. Intanto non si apre. Cioè, penso che... La carta la fanno meglio probabilmente in Amazzonia. Beh, non che abbiano difficoltà. Sto facendo così per evitare di beccarmi il coppa. Diciamolo, chiaramente. Quindi si mangia un Togo per la mia community e si mangia, ovviamente. A parte però questo exploit della mia community che mi ha fatto molto piacere, io ho visto un po' di recensioni prima di giocare effettivamente il gioco e mi sono triggerato come un animale, perché alcune recensioni comunque hanno mantenuto un parere negativo, ma tutto sommato hanno fatto quello che dovevano fare, cioè recensire un gioco. Altre hanno fatto girare i coglioni. Allora, la recensione contro la quale oggi inveirò è quella di GoGo Magazine, che è stata una delle prime che ho visto. Inizio già a versarmi un bicchierino, perché questa recensione, a parte per delle cose che non condivido sinceramente, però ci può stare. Ad esempio, qua si dice che la grafica delle lotte è rimasta invariata, quando a mio avviso non è vero, nel momento in cui hai una transizione che praticamente è inesistente tra il roleplay e la lotta. Ma poi quando mi vai a fare il classico paragone con Pokémon Battle Evolution, io bevo come un cazzo di ubriaco maledetto, perché non è possibile che nel 2019 si facciano ancora certi paragoni. Pokémon Battle Evolution non è un gioco che deve pensare a 100.000 aspetti come Pokémon, quali un competitivo, quali una lore, quali una mappatura intera del gioco. Io l'ho giocato Battle Revolution, me lo ricordo. Erano degli stadi, punto, fine. Il gioco era solo quello. E grazie al cazzo che i modelli sono più grandi, non c'hanno una bega da fare, prendono tutto da Game Freak che ha fatto il lavoro. È come chi si lamenta di YouTube quando è su YouTube a fare i video e... Aspetta, ma sono io. No! Porco... Ma ho versato il Bailey's sul cellulare. Ma poi ma c'ho il cellulare ubriaco. Ma ci devo leggere i commenti su sto coso. Il taglio dei mostriciattoli crea un precedente nella serie che deluderà molti fan storici. In compenso però, durante il pokecampeggio si possono creare, mischiando vari ingredienti, molti tipi di curry da collezionare nel curry dex. Altri collectibles del gioco sono le carte della lega per ogni allenatore, figurine dei personaggi in posa che sul retro presentano informazioni sulla vita di chi se ne è raffigurato. Bastano per sostituire i Pokémon mancanti? A mio modesto parere no. Fatti un po'... Adesso no, regia, è arrivata quella parte in cui devo essere, no, quello propositivo, quello che, sì, cioè devo fingere praticamente, no, essere un po'
quello che cerca di colmare le distanze, di essere buono con tutti. Sì. Vabbè, non puoi criticare la mancanza di qualcosa andando a paragonarlo con un'altra cosa che non c'entra assolutamente, per due motivi. Il primo è che non vai a prendere la reale causa dell'assenza di qualcosa ed hai una visione distorta della realtà. La seconda è che vai a svilire una feature che è quella del Curry Dex, che è comunque molto buona per quello che vuole essere e per il pubblico a cui si vuole rivolgere. Quindi, ragazzi miei, quando fate le recensioni, potete farle negative, non è quello il problema, ma fate delle recensioni fatte bene, per piacere. Cioè, non potete essere così tanto di parte. Okay. Come quando sul finale viene fatta questa invettiva contro Pokémon e contro i fan. I fan più appassionati, leggendo questa recensione, che ricordo è totalmente soggettiva, e l'abbiamo notato, caro mio, potranno dire che non si gioca Pokémon per la grafica, potranno dire che non si gioca Pokémon per la trama. Ad esempio, qui potranno dire che non si gioca Pokémon per la trama. Perché nella recensione praticamente della trama non si parla assolutamente? No, perché la trama di Pokémon Spada e Scudo ha alcune criticità, ma non puoi saltare direttamente alla conclusione senza averne parlato approfonditamente, no? Questo è essere di parte, è essere prevenuti. Beviamo questo ormai mezzo Baileys che abbiamo rovesciato. E sbocchiamo perché mi fa cagare. No, comunque, per il resto, la community, da quando è uscito Spada e Scudo, la vedo un po' firma. Io ultimamente, sia su YouTube che su Instagram, un po' preso in giro la community Pokémon, perché veramente, ragazzi, i video sugli Shiny, cioè, ce ne saranno 8. E calcolate, siamo tipo in 7 a fare video su Pokémon. Cioè, voi fate questo gioco, scrivete guida Shiny, Pokémon Spada e Pokémon Scudo e contate i risultati che vi vengono fuori. Trainer Tia, ciao Tia, un saluto. Come trovare Pokémon Shiny, Pokémon Spada e Pokémon Scudo? Player 198, 6 ore fa, grandissimo Luca, come catturare un Pokémon Shiny? Non dovevo bere per te, ma sto giro mi tocca, purtroppo per 6 ore, non l'hai scampata per poco. Che fatica la vita da Pokémon, tra l'altro un nuovo canale, salutiamo, benvenuto, perché stai facendo dei numeri incredibili. Per te mangio anche un biscottino tra poco, poi ti bevo anche in faccia. Pokémon Next 17 The Tube, ma che roba, siete fantastici ragazzi. No, scherzi a parte, un saluto a tutti, però era abbastanza cringe la mia home a un certo punto. Intanto tolgo Tarocco perché fatica la vita da Pokémon, che fa un sacco di visualizzazioni, mi è apparso un sacco di volte in home, vi lascio il canale in descrizione visto che l'ho citato. E shotino di Baileys per tutti gli altri. Magari sbaglio io. Magari sbaglio io. Magari dovrei portare anch'io la guida sugli Shiny. Me lo sono chiesto io. Cazzo, ma se io avessi portato guide a profusione anziché fare certi video, avessi portato una guida al giorno, adesso quanti iscritti avrei? Avei. Guarda, neanche so parlare. Dove cazzo voglio andare su YouTube? Cioè no, ridendo e scherzando, questa è una riflessione che ho fatto. Cioè, se io mi fossi messo a fare video un attimino più commerciali, un attimino più semplici, perché è oggettivo questo, no? Un concept analysis su Grimmsnarl è più complicato che fare una guida sugli Shiny, no? Dove sarei finito? Però non approfondisco. Non approfondisco. Poi dite che disso tutti. Oggi ho dissato tutti. Nell'intro ho dissato Sidonia. Adesso ho dissato tutta la community Pokémon più nuovi arrivati. Mi manca solo Pixel, che non ha ancora fatto nulla. Ma aspettiamo con calma che faccia una puttanata anche lui. Un saluto, Simone. Ciao. È rimasto un goccino. Bevo anche per te a caso. Va bene, ora che abbiamo dissato tutta la community Pokémon, non ci siamo fatti mancare assolutamente nessuno, parliamo dell'argomento topico di quest'oggi. Sto ciccione maledetto. Allora, qualche giorno fa, Nintendo, The Pokémon Company e mia madre hanno fatto uscire questo trailer su Pokémon Spada e Pokémon Scudo. A parte annunciare le evoluzioni degli starter a una settimana dall'uscita del gioco, che ok, ieri c'è stato il raid di Snorlax Gigamax, che è fantastico. Però per andare a parlare di Snorlax Gigamax ho chiesto i pareri a voi su Instagram. Trovate il link in descrizione, seguitemi che anche lì siamo quasi a 1000 iscritti. Qua avrò messo un po' un in-rape. Ecco, Xblaux ci scrive: Torterra, am I a joke to you? Evidentemente sì, visto che Torterra non è stato nemmeno inserito nel gioco. Dall'essere in un percorso a diventare un percorso, il passo è breve. E mi piace pensare che l'idea sia stata effettivamente questa. Cioè l'idea che Snorlax prima bloccava i percorsi, adesso è effettivamente lui stesso un percorso. E tra l'altro la lore non deve essere neanche malaccio in realtà. Cioè, a quanto mi pare di aver capito, in sintesi, sostanzialmente i semi che ha mangiato al suo interno sono cresciuti nel mentre che dormiva e hanno fatto... Cioè non ha senso ovviamente, però è simpatico. Mi chiedo dove sia finito Caio. Vinci Giorgio. A proposito di Vinci, tu vinci il premio commento del giorno. Biscottino anche per Vinci Giorgio. Cazzo sì, è il cazzo di pianeta di Recaio. Palese. Questo lo facciamo avvitato. Empowering.
Red Passion. Niente, parere personale, Snorlax è bellissimo. Bene, possiamo concludere il barretto che ho già registrato troppo. Buona ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito anche quest'oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social, in particolare da Instagram e Twitch, per rimanere sempre aggiornati sull'attività di fuori del canale e per contenuti extra. E premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video. Perché i barretti devono sempre finire così?